Un calcio di punizione. Avanzano al limite dell'area il numero 9 Jess, il numero 11 Patelainen e sono i due attaccanti della squadra. Il colpo di testa e la palla in rete. Ha segnato a sorpresa l'Aberdeen con Patelainen. Aberdeen in vantaggio quando sono passati quasi 9 minuti del primo tempo e rivediamo l'episodio. Calcio di punizione. La difesa del Torino un po' ferma, anche probabilmente ci si aspettava lo stacco da parte di Annoni. Annoni è stato superato dal pallone, effettivamente un po' troppo alto per lui, ed è stato molto bravo lo specialista Patelainen a realizzare questa rete. E la partita del Torino naturalmente adesso purtroppo diventa... McKimmy, Kane... Il servizio di Grant per Patelainen, duello in chiave fisica con Gregucci, è alla meglio Patelainen, il cross e la palla è ancora in rete. Anche in questa occasione è stato determinante Patelainen, che sta mettendo veramente in crisi Gregucci, che ha effettuato il cross sul quale si è proiettato e ha segnato Jess. Tutto questo, gentili telespettatori, al 24esimo minuto del primo tempo. Rivediamo l'episodio. Il solito Patelainen è riuscito a crossare e poi Annoni aveva forse la possibilità di anticipare l'avversario, ma non c'è riuscito. Certo è, da quella posizione rischiava l'autogol, è stato scavalcato il tiro, pallone che schizza via e viene deviato in calcio d'angolo. Tanto per cambiare, corner da parte della Torino in questo finale veemente del primo tempo. 8 corner a 1 come vedete per la formazione granata. Cross di Mussi. Lo stop di Venturin. Sergio, che è stato anticipato da McKimmy, ma recupera. Sergio in area, il tiro e la palla in rete. Ha avuto un attimo di esitazione Sergio perché probabilmente aveva visto il pallone sull'esterno e invece la palla si è infilata alla destra di Snelders. Meno male, meglio così, perché sul 2-1, andando all'intervallo, si può anche riaprire la partita. Rivediamo l'azione. Sergio entra in area, tiro di sinistro e azzecca proprio la conclusione nell'angolo basso. Un gol che potrebbe essere importante, anche se la partita rimane difficilissima per il Torino, ma è un gol che riaccende la speranza sulle gradinate. La possibilità del traversone effettuato, alza di testa Smith. Vedete che i giocatori del Torino talvolta ci pensano su due volte a crossare, proprio perché prima tentano il triangolo. Sergio, adesso è inevitabile il traversone. Silenzi, la girata e gol! Ha segnato Fortunato! Pareggio da parte del Torino con Fortunato al 6° minuto della ripresa. Ed è arrivato quel gol, quel pareggio che sembrava veramente un sogno nel primo tempo. Rivediamo il cross. Avevamo sottolineato, questa volta era inevitabile. C'è stato un pasticcio fra Silenzi e Gregucci nel saltare sul pallone, ma poi la sfera è tornata all'indietro nella zona di Fortunato. Rivediamo, si scontrano Gregucci e Silenzi. La girata di Fortunato, come al solito grande opportunista, non è la prima volta che segna gol di questo genere e c'è la rete del 2-2. Partita degli scozzesi per tutta la ripresa. E vediamo se arriva questo benedetto terzo gol negli ultimi minuti della partita. Siamo quasi al 43esimo. Ripetiamo, ci starebbe tutto. Aguilera, il tiro, gol! Rete da parte del Torino con Aguilera e l'ha trovato il gol, l'ha trovato la squadra granata proprio al 43esimo. Ha segnato Pato Aguilera ed è un risultato più che legittimo, il 3-2 per il Torino contro l'Aberdeen. Torino meraviglioso sul piano della grinta, della determinazione, dell'impegno, della tenacia in questo secondo tempo. Rivediamo, calcio di punizione, il tiro, una deviazione del difensore scozzese, probabilmente Smith, e la palla in rete. Quindi in questo frangente, se non altro, un pizzico di fortuna per il Torino, che di fortuna ne aveva avuta veramente poca in tutto il secondo tempo.